siamo particolarmente felici che questa sera la festa è in questa città e la speranza è che diciamo, verremo seguiti dalle lettrici e lettori con affezione. Quindi viva la festa dei libri, viva la libreria Feltrinelli di Taranto, viva Taranto. Benvenuti e benvenuti a tutti. Ci troviamo col dottor Massimiliano Tarantino, direttore alla comunicazione del gruppo Feltrinelli. Quali sono i motivi per cui il gruppo Feltrinelli ha scelto di venire ad aprire a Taranto, lì dove ci sono state chiusure di importanti librerie, non ultima Mandese? Ma il rapporto tra Feltrinelli e il Sud è un rapporto secolare. Abbiamo 43 librerie nel Sud Italia. Ricordo ancora con emozione quando con Inge Feltrinelli si aprì la libreria a Cosenza, la libreria a Latina, tutte le librerie in Puglia. Una libreria Feltrinelli è diversa, è un centro culturale, è un luogo di libri, è un luogo di risorse che valorizza il territorio. Questa è l'idea di questa libreria a Taranto, la prima libreria Feltrinelli a Taranto. A noi interessano i tarantini, interessa la popolazione di questa città, intercettare i teatri, i centri culturali, i movimenti sociali. Vogliamo che questa libreria sia un po' il perno di quella che è la vita culturale, sociale, il dinamismo, anche l'eclettismo di questa città e per questo abbiamo investito. Sono molti anni che avremmo voluto aprire a Taranto. Taranto era una delle città che avremmo voluto abitare con una Feltrinelli, poi causa il Covid, causa ritardi, non eravamo ancora riusciti ad arrivare in città. Poi abbiamo trovato questo bel luogo lasciato da un importante altro operatore della città e abbiamo pensato che fosse il posto giusto per una Feltrinelli e siamo felicissimi di essere finalmente arrivati in città.